Ragazze e ragazze, ciao a tutti quanti. Oh no, è crollato il gazebo, che tristezza. È crollato l'albero sul gazebo, non me ne ero accorto. Ragazzi, sono appena stato a votare perché ho scoperto ieri, grazie a una mia amica, che oggi si votava non solo per le regionali, ma anche per i parlamentari, per questa fantomatica riduzione. Ragazzi, quindi oggi mi sono svegliato bello tranquillo, in realtà mi sono svegliato di merda, ho dormito di merda. E sono andato a votare. Allora, ragazzi, ovviamente io ho votato no alla riduzione dei parlamentari e spero che anche voi. Oh, cazzo, cosa sei tu? No, non si vede. Sembrava una cimice. Ragazzi, votate no alla riduzione dei parlamentari, ma vi dico subito perché. Cioè, non è un segreto politico, non c'è nessuna strana cosa. All'inizio io volevo votare sì. Io all'inizio volevo votare sì per mandare un po' di pezzi di merda a casa. Poi però ho fatto dei ragionamenti. Ragionamento numero uno. Si risparmierebbero soltanto 80 milioni, cioè praticamente quanto? 1,20 euro a testa per italiano? Perché noi siamo 68, quindi risparmieremmo meno di 2 euro a testa con questa fantomatica riduzione. Numero due, ragazzi. Sì, in realtà l'idea di mandare a casa qualche parlamentare è allettante, giusto? Però ragazzi, rimarrebbero solo i colossi. Non so se ci avete pensato, ragazzi, noi ridurremmo le minoranze o addirittura le annulleremmo, proprio le minoranze verrebbero cancellate e rimarrebbero solo i colossi. Lega, PD, 5 Stelle e chi te muort. Quindi ragazzi, ridurre i parlamentari è una fesseria. È una fesseria perché rimarrebbero solo i colossi e verrebbero spazzate via tutte le minoranze rappresentate. E poi è un'idea del Movimento 5 Stelle, quindi se loro vogliono sì, voi automaticamente dovete dire no. Perciò ragazzi, andate a votare e non fate i coglioni. E adesso vado a prendere una bella torta perché c'è un compleanno in vista.